leghiamo le nostre caviglie, leghiamo le nostre caviglie, che sempre facendo un fiocco, e andiamo a fare un diagonale. Ok, portate le gambe a sinistra in avanti, ok, le gambe a destra, vai in diagonale, ok? Piego, porto in avanti. Allora è importante che il busto rimane in avanti per controbilanciare l'elastico stesso. Quando sto lavorando con l'elastico, mi raccomando, non permettere la gamba di fare l'effetto fionda, cioè toing, che l'elastico ti tira indietro. Devi lavorare sia durante la fase attivo che, diciamo, di quello che ti tira poi indietro, ok? Proprio sia l'andata che il ritorno, ok? Continuiamo. 8, 7, 6, continuo ancora, 4, 3, 2, apro laterale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indietro e 4, 3, 2, laterale e 4, 3, 2, indietro, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, andiamo su 2, 2 indietro, 2 laterale, 2 indietro, 2 laterale. Adesso facciamo singoli e tiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e cambiamo lato, bravi, ok, andiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, schiaccio il gluteo, laterale, tiro, tengo sempre in tensione l'elastico, 4, 3, 2, 4 indietro, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, indietro ancora, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, andiamo per 2, 2 diagonale e laterale, l'elastico sempre in tensione, go, bootcamp, 1 e vado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eccellente, ok, bravissimi, passiamo sul nostro prossimo esercizio di bootcamp. Bentornati a Bootcamp, adesso andiamo a fare un nuovo esercizio insieme, perfetto per il nostro esterno coscia. Allora, legate le vostre ginocchia, portate l'elastico sopra le vostre ginocchia, rimanete sulle punte, portate il busto in avanti e comincia a divaricare le ginocchia, ok? Divarica proprio per lavorare sull'esterno coscia e sui glutei. Sì! Bootcamp, un nuovo esercizio proprio dedicato al vostro lato B. 30 giorni insieme per questa mega galattica allenamento dedicato a che cosa? Il lato B delle donne. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Teniamolo fuori. Aggrappaci l'elastico, proprio darti ancora più, diciamo, resistenza. Tira, 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 proprio però non chiudere le ginocchia. Tieni lì proprio in tensione. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 2. Continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, tira, tira, 4, 3, 2, rimani fuori, busto dritto, schiena dritta, ok, portati leggermente in avanti, divarica, tieni la posizione, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima serie, 3 in movimento e poi lo teniamo in isometria, ok? 4, 3, 2, 1, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go, 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 ultima 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e tiro ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Ottimo, passiamo sul nostro prossimo esercizio di bootcamp. Uno fondo è sempre eccellente per il lato B. Allora portiamo le gambe destre in avanti, ok, scendiamo a piombo, ok, proprio giù, 2,
3 e 4. Adesso quando scendo giù sto calcolando, cioè concentrando sul tallone sotto di me, ok? Anche lì poco poco anche, ok? Appoggio tutto il peso sulle gambe anteriori, ok? Non quella posteriore. Concentri tutto il lavoro davanti. Continuiamo, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, occhio, 3, 2, cambio, ok? Concentrando sul tallone, ok? Ginocchio sopra il tallone, leggermente ancheggiata, vedi, leggermente ancheggiata, ok? E spingi verso basso, non verso alto, sto spingendo giù, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, cambio, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, spingo giù, 2, 3, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ricordi, sempre verso basso, e vai, tallone, 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 spingo giù, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Affondi fanno sempre molto bene i nostri glutei e passiamo sul nostro prossimo esercizio. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare i stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divari con le punte. A questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese. Schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio alla fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, accorcio la presa sull'elastico, continui ancora, adesso rimani su, adesso schiacci i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare, continua a schiacciare, e proprio loro si rilassano da soli, e tu devi continuare a schiacciare avanti, e scendo giù, giù, due, giù, tre, e giù, quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3, e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7, e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Alla prossima esercizio, ciao! Allora andiamo a fare uno dei miei esercizi assolutamente preferito per il nostro glutei, alzate laterali, ok, andiamo, allora giri la punta verso basso, ok, punto verso basso e tallone verso alto, ok, tiriamo,
Continui, vai, vai. E sentirai subito che si attiva tutto. Ok, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia la gamba. Ok, porta le gambe dall'altra parte, giri lato se state usando il vostro divano, giri la punta in verso basso, continuiamo, 1, 2, 3, ok, provi di ricordare che la gamba è a un angolo retto, ok, non tiri le gambe in diagonale indietro, quello sarebbe rubare, ok, se guardi lateralmente vedi, diciamo il collo del piede, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8, continui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, oh, eccellente, batti un attimo sui glutei e passiamo sul prossimo esercizio di butica.